Purtroppo noi dimentichiamo chi siamo noi, lo Stato, noi siamo la provincia, noi siamo la regione, e quindi dobbiamo dare una spinta, noi dobbiamo svegliarci. I nostri diritti, ma dove sono? I loro doveri rispetto a noi. Chi li controlla? I nostri diritti. Siamo qui ad aspettare dalle 10 di essere ricevuti da Cesaro o dal suo staff, però non abbiamo avuto nessuna risposta. Sembra che in paese stia girando una macchina che dice che la discarica non si fa. A noi questo non interessa. Noi torneremo nelle nostre case quando il problema rifiuti sarà risolto definitivamente. Quarto non può accogliere una discarica perché ha i suoi problemi che rivengono da pianura, che rivengono dalle cave mai bonificate. E il tasso dei tumori a Quarto si è innalzato tantissimo, soprattutto quelli che colpiscono le respiratorie. Ora il nostro obiettivo è quello comunque di far comprendere allo Stato, alla provincia, al comune che in questo momento è commissariato, che la gente ha bisogno di risposte, di soluzioni al problema. Non possiamo più aspettare e quindi è necessario che oggi per un segnale di rilassamento e di dialogo ci ricevano. Noi rimarremo qua fino a quando non ci ricevono. Oggi siamo venuti qui per ribadire la nostra contrarietà a tutte le discariche e la necessità di un piano rifiuti alternativo che sia ecocompatibile. Le tecnologie ci sono migliaia di disoccupati a Napoli, le due cose possono entrare, si possono affiancare e avvicendare. Noi pensiamo che oggi come oggi i rifiuti possono diventare una risorsa e non più il veicolo di tumori e malattie come costoro ci costringono. Il riciclo. La città di Napoli deve avere il riciclo totale, è importante per la vita, per il futuro di questi cittadini, e noi vogliamo dire alle istituzioni che lo sappiamo che la soluzione esiste, per cui continueremo finché non otterremo quello per cui stiamo lottando. Con le mie impressioni in questo incontro ovviamente con il signor Cesaro, noi non abbiamo concluso assolutamente niente, anche perché loro ovviamente hanno sempre molto più da fare, ce l'hanno specificato, ci hanno dato poco tempo. Noi abbiamo posto il problema sulla tematica rifiuti, che ovviamente da commissariamenti e emergenze varie sono 15 anni che va avanti senza risolvere nulla, e a loro ci hanno innanzitutto detto che stanno lavorando. Qui c'è un documento, un accordo di programma che ha fatto la provincia di Napoli, che parla del trattamento meccanico manuale, che è in preventivo, ma ovviamente è una cosa ancora lontana, speriamo che fosse verrà messa in presa in considerazione, ma a fin dei conti hanno detto ben poco. E probabilmente la settimana prossima, con la nostra speranza, hanno detto che daranno voce ai comitati antidiscarica in un consiglio provinciale. Aspetteremo la risposta del presidente Cesaro, e in fin dei conti è stata messa in essere pure la problematica del percolato, che si è venuta a conoscenza negli ultimi tempi, e loro in modo sempre, scusatemi, permettetemi l'aggettivo criminoso, dicono che la problematica è dovuta a una gestione degli impianti non adeguati, sempre perché ci sta una evasione della tassa, che è la tassa appunto sull'immondizia. Beh, queste per me sono tutte giustificazioni, perché fondamentalmente loro non hanno nient'altro da dire. E mi dispiace dirlo, ma io non credo più nelle istituzioni. Questa è stata per me una delusione come incontro, e spero almeno di poter avere l'ultima parola definitiva in una giunta provinciale per ribadire sempre le stesse cose, che noi siamo per la riduzione a monte dei rifiuti, con leggi a costo zero ovviamente per lo Stato, ovviamente per riciclaggio e il riuso, la differenza da porta a porta, e ovviamente il trattamento meccanico manuale, che potrebbe portare sul territorio anche una rivalutazione proprio occupazionale delle nostre aree, e fare in modo che quella piccola percentuale di non differenziata non vada nelle discariche ma venga trattata per avere una nuova vita. Semplicemente questo. Usciamo dall'incontro che abbiamo avuto con Cesaro e l'assessore Caliendo. Come al solito non si sa ancora nulla, perché parlano di un accordo di programma che stanno in bozza, di cui noi abbiamo qui la bozza, dove comunque non si conclude niente, perché hanno diviso comunque le aree in 7, non danno nessun tipo di garanzia. Noi abbiamo chiesto di avere notizie del piano industriale dei rifiuti.
Sono solo per... non ce l'hanno, non sanno ancora niente, stanno aspettando di incontrarsi ancora con Roma per sapere. Hanno detto che per quanto riguarda la questione del percolato è una responsabilità anche dei cittadini, perché loro, chi non paga la TARSU, quindi fa sì che possano avvenire delle cose, quindi non hanno i fondi per fare lo smaltimento dovuto e legale del percolato. Cioè... Qui siamo sul litorale del Domizio e pensate, qui dentro hanno gettato per anni tonnellate di percolato liquido, il liquido che esce fuori dalle discariche ed è un liquido ad altissimo tasso di inquinamento, e l'hanno fatto per anni buttandolo non trattato. Per la magistratura che ha fatto l'inchiesta, questa volta non c'è di mezzo solo la Camorra, ma ditte private, dirigenti e funzionari dello Stato. Per esempio l'ex prefetto e commissario Corrado Catenacci, la vice di Bertolaso in Campania, Marta Di Gennaro. Dove si mette là? Chiunque cittadino lo può vedere, lo può denunciare. E invece qua arrivava, uno dice arriva negli impianti di operazione, dove? Bravo, dove viene trattato, e invece non viene trattato. Praticamente si caricava tutto a mano. Lo mettiamo direttamente dentro o lo facevano andare? Sì, si apre il bypass e poi direttamente a mano. Noi stiamo rovinando gli impianti con dei danni patrimoniali e con danni all'ambiente che sicuramente configurano il reato di disastro ambientale. Adesso dimmi tu, che sei una persona onesta, ma tu te la sentiresti di andare avanti così? Adesso appena mi arrivano le relazioni ufficiali, dobbiamo prendere dei provvedimenti. Quello è disastro ambientale. Il 30-40% del fango viene buttato a mare. Hanno bypassato intere aree dell'impianto. Buttano in atmosfera i gas biologici. Ma cosa cazzo dobbiamo fare più di questo? Per gli inquirenti, il percolato non veniva neppure trattato dal depuratore, ma veniva immesso direttamente a mare. Questo è assurdo, voglio dire, proprio assurdo. Chiusa. Ma i rifiuti interrati qui sotto marciscono senza sosta e la terra sputa fuori tonnellate di percolato. Questo liquido nauseabondo e velenoso ribolle insieme ai gas che la terra sprigiona. Anche da qui sarebbero partiti camion che avrebbero poi sversato illegalmente il percolato in mare. Il percolato finisce anche in Calabria, a 400 chilometri di distanza. Ogni viaggio costa 3.500 euro e ci sono giorni in cui solo per questa discarica se ne fanno 3 o 4. E la pioggia si va a unire a questo percolato e i camion che vengono a ritirare ritirano sì l'acqua pioviana, cioè, quindi... che il percolato viene economicamente, viene a costare una cifra. Percolato e acqua, cioè significa, è come annacquare il vino, cioè si allunga e aumenta il trasporto e ogni camion sono 3.500 euro. Qua c'è uno spreco di denaro pubblico, qua la devono smettere. Ora no, allora arrivato, centro assistenza noleggio, gruppi elettrogeni perché non c'è l'elettricità. Esatto. Il gas che si consuma a vuoto e quindi che non produce elettricità. Il camion del percolato che parte, il percolato quindi che viene preso e portato alla Lamezia. Mo' è arrivato anche il... I pozzi neri. I pozzi neri. Cioè già qui dentro, in questo posto, che è una discarica o quello che resta di una discarica, cioè non c'è un ciclo virtuoso. L'accordo di programma si parla del TMM, dove le discariche poi dovrebbero essere recuperate, non si sa ancora in che modo, in quali territori, per accettare del FOS, della frazione organica stabilizzante. Ha detto bene, quindi se si farà questo e per ospitare anche il differenziato, significa che non avremo bisogno dell'inceneritore. Perché se abbiamo bisogno di una discarica per mettere il differenziato e la fossa, l'inceneritore che cosa dovrebbe bruciare? Domanda. Ah, quindi non c'è stata risposta. Dice comunque bisogna affrontare anche il discorso dei rifiuti speciali. Per quanto riguarda la novità, diciamo, che abbiamo potuto rilevare in questo incontro, ottenere, al prossimo consiglio provinciale potremo partecipare e interloquire con il consiglio. Questa è la novità, diciamo. Poi per quanto riguarda, abbiamo ancora ribadito il concetto che il popolo delle discariche compatto si sta unendo e che comunque faremo operazione fiato sul collo. Bisogna essere in piazza, anche se loro hanno detto che comunque della piazza non hanno paura. Nemmeno noi abbiamo paura di loro, per cui saremo sempre pronti a metterci a confrontarci con loro. Da questo punto di vista...